Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buongiorno carissimi amici, oggi è la memoria della Madonna addolorata. Sappiamo che il dolore che Maria ha vissuto è stato parte integrante della nostra redenzione, unito a quello di Gesù. In nome di questo dolore preghiamo il Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ascoltiamo dal Vangelo di Luca il brano della risurrezione del figlio della vedova di Nain dalla voce di Carlo. Cristo. Gesù arriva a Nain, questa cittadina, insieme con i discepoli e una grande folla. E proprio quando lui è presso la porta della città, gli viene incontro questo corteo funebre che portava alla tomba un ragazzo, figlio unico di una madre rimasta vedova. Ecco, molta gente della città era con lei. Ecco, allora qui vediamo un Gesù che si muove a compassione. Appena vede questo quadro, dentro di lui ecco, c'è questa grande compassione. Il dolore di questa donna che già aveva provato il dolore della vedovanza e ora provava il dolore della perdita dell'unico figlio, il pianto di questa donna commuove. Tocca il cuore di Gesù. Questo è una grande rivelazione, perché ci fa sentire che il cuore di Dio, di fronte ai nostri momenti di fatica, di pianto, di dolore, non è il cuore di un estraneo. È il cuore di qualcuno che ci capisce, ci sente, sente insieme a noi quello che noi proviamo. E in questo caso Gesù si avvicina e le dice non piangere. La volontà di Dio, ecco, non è che noi versiamo
tutte queste lacrime, ma è che abbiamo una speranza. E questa speranza, in questo episodio, traspare proprio in maniera chiarissima dal fatto della risurrezione del figlio. Questo dono non richiesto, ma sicuramente un dono stupendo, meraviglioso per quella donna. È un dono che serve a dare speranza non solo a lei, ma a tutti quelli che sono nel dolore. Ecco, la speranza. Sapere che Dio è Dio della vita. Sapere che Dio non gode per le nostre lacrime, anzi, ci chiede di non piangere perché pensiamo a quello che Lui ci donerà. Forse non succederà a tutti come per quella donna che subito, ecco, trasforma quella morte in vita, ma sicuramente in ogni caso lui agirà per trasformare ogni morte in una vita ancora più grande, ancora più piena, così come lui ha accettato che sua madre soffrisse prima la perdita di San Giuseppe e poi la perdita del suo unico figlio Gesù. E poi però ha trasformato tutto questo dolore nella sorgente perfetta della vita che vince ogni morte. Ecco, Gesù ci dà questa speranza e ci chiama a entrare insieme con lui, insieme con sua madre, in questa modalità di trasformazione della morte, del dolore, nella vita più piena e più grande. Preghiamo. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù, grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono. Soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola. Amore e misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te. Amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. Per intercessione del cuore addolorato di Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a tutti voi, carissimi, a presto! Amen. Anche